Ma la questione dei Barò è una questione cruciale per la politica estera italiana. È cruciale per almeno tre motivi. Il primo perché è nata da una interferenza di malaffare e di questioni mai dette e mai profondamente conosciute dall'opinione pubblica, probabilmente neanche dal mondo politico nella sua interezza, che ha determinato la concessione all'India di gestire praticamente la questione dei Marò come voleva. Secondo punto è che non è mai stato riaffermato da quella sciagurata decisione del 22 marzo 2013 di rimandare la Torre Girone in India, non è stata mai più riaffermata con decisione la volontà che soltanto l'Italia, il principio che soltanto l'Italia può avere giurisdizione, cioè può avere competenza per giudicare questi due uomini sulla base di prove che nei tre anni durante i quali sono rimasti prigionieri in India non sono mai state fornite, prove non sono mai state fornite a nessuno, tantomeno dagli inquirenti indiani. E il terzo motivo per il quale vedo nella vicenda dei Marò veramente un test decisivo per la politica estera italiana è che la dignità delle nostre forze armate e della nostra sovranità, che è appunto espressa dalle forze armate, va al di là di qualsiasi altra considerazione ed è un punto sul quale si deve continuare a basare, a riaffermare molto di più l'interesse nazionale. Tutto questo negli ultimi due anni non è assolutamente avvenuto ed è vergognoso. In che cosa il governo Renzi sta sbagliando, secondo lei? Ha sbagliato nel non attivare l'internazionalizzazione della vicenda. Ha detto mille volte che avrebbe avviato un arbitrato internazionale obbligatorio ai sensi della Convenzione sul diritto del mare e non l'ha mai fatto. Si è fatto addirittura scavalcare negli ultimi giorni da un'azione del Parlamento europeo, un'azione molto opportuna che però i parlamentari di opposizione, i parlamentari della Lega di Forza Italia, hanno dovuto muovere per convincere anche gli altri a sostenere questa mozione nel Parlamento europeo. Fra l'altro il Parlamento europeo l'ha votata con un'aula quasi gremita, ben diversa dall'aula che il giorno precedente, quasi vuota, aveva invece registrato, aveva invece vissuto la conclusione del semestre di presidenza italiano. È anche incredibile che il semestre di presidenza italiano non sia stato utilizzato per sollevare prepotentemente, per sollevare potentemente la questione dei Marò di fronte all'opinione pubblica internazionale. La cosa che è inspiegabile, in un momento in cui noi siamo chiamati a sostenere delle azioni anche sul piano militare contro lo Stato Islamico, ad occuparci di Libia, a occuparci di grandi fenomeni di destabilizzazione portati al radicalismo islamico, che impiegano anche soldati italiani, ecco, i nostri soldati non siano sufficientemente tutelati nella loro appartenenza al nostro paese.